decirme che hai? Una vespa! Sulle natiche! Oh, non potrò più sedermi! Passerò la vita in piedi! Vieni qui! Vieni! Ci penso io a curarti. Tante storie per una puntura. Ah, no! Bigliacco! Signor capitano, primo plotone agli ordini. Signor capitano, secondo plotone agli ordini. E dov'è il tenente Sparre? Sei felice? Sei felice? Rispondimi. Sì, infinitamente. Dico sul serio, sai? Se penso che ho avuto il coraggio di fuggire. Quando danzavo sulla corda ero spavalda, ma una volta a terra tornavo ad essere remissiva e timida. Se non scende in pista, qui vorranno farsi rimborsare i biglietti. Io stesso faccio fatica a riconoscermi. Mi staranno cercando. Ecco, così. Ma no, sta buona adesso. Ferma così, eh? Chiamami Edvige, questo è il mio vero nome. Mia piccola Edvige. Là in mezzo che fa capolino? Non è un orso, è un coniglio. Altro che se un orso. Non lo vedi lì? Coniglio! Orso! Coniglio! Orso! E perché ridi? Ma che cos'hai? Indovina. Pensa se lo sapessero. Si ricerca il tenente Sixten Sparre. Segni particolari. Mezza barba. Non è mai stato visto seduto e non potrà sedersi più in vita sua. Mi ami sempre. Potrei non amare chi mi ha ridato il mio vero nome. Prima ero insieme a Hedwig ed Elvira. Adesso so chi sono. La prima cosa da fare è comprare dei bottoni comuni per la tua giacca. Quanti soldi abbiamo? Abbastanza. Non preoccuparti. E dimmi quanti sono. 18 milioni e 11 centesimi. Thank you.
Contraccambio di regalo. A noi non serve più. È un figurino. E ora io diventerò un borghese. Grazie, amico. Non sarà troppo caro. Ce lo possiamo permettere? Quei due giovani sono davvero una bella coppia. Chissà se si fermeranno qui all'albergo. Mi sembra di averli già visti insieme nel bosco. Però non possono essere loro, perché lui aveva la barba e i bottoni d'oro. Mi piace qui. Quell'orrore mi toglierebbe il sonno. Che si fa? Hai già visto questo disegno? Te l'ha fatto? Non so come si chiamava, era un invalido. Mi ha fatto questo ritratto mentre ero in un caffè a Parigi. Tesoro. Avrebbe da prestarmi un ago e un filo, per favore. Eh? Nero il filo? Sì, grazie. Grazie. È lei che cucina qui? Sì, cucina, pulizia e spesa. Faccio un po' di tutto. Le sue giornate saranno piene? Sì. Non ho davvero il tempo di stare a poltrire a letto. Posso provarci io? Certo. Attenta a non far cadere le maglie, tenga così. Così. Non è una cosa difficile. Ho un altro paio di ferri qui. Così può provare da solo a montare le maglie. Basta prenderci la mano. Così. Ti confesso che è la prima volta che attacco un bottone. Ah. All'occorrenza apriremo una sartoria. Quando si cade, si cade. A me una volta è andata bene. È successo a Venezia. Danzavo su una corda tesa sopra un canale. Avevano messo una piattaforma sulla laguna con su un'orchestra che suonava e delle torce accese. Come adoro l'Italia io. Se sono felice. Tu mi domandi se sono felice. Una volta mi chiedo se ho il diritto di esserlo tanto. Forse la nostra è una vita che non si ha ancora il diritto di godere. Ma verrà il giorno, Edvige. Il giorno in cui si potrà scegliere più di una volta. E vivere più di una vita. Il giorno in cui gli uomini oseranno confessare che stanno cambiando. La guerra. La guerra. Tu hai già visto la guerra, Sixten. Sei un soldato e non conosci niente del tuo mestiere.
La guerra è il lavoro dei soldati, non ti pare? A Parigi bruciò il tendone del circo. L'aveva colpito una granata. Avevo 2 anni allora, ma me l'hanno raccontato poi. Successe, credo, nel 71. Sì, è così. Gli animali morirono fra le fiamme. Ricordo l'odore di bruciato. Le guerre non sono parate militari, ma l'odore di carni bruciate. Queste mi sembrano proprio delle cordeline militari. Chi ce l'avrà messa? Stoccolma. Dove li hai trovati? Nel bosco. Anche dei bottoni militari, vedi? Arrivando a Stoccolma, Johan si premurò di farsi imprestare dei soldi per una camera nel quartiere di Ladugårdslandet. Era già allora estremamente suggestionabile e aveva voluto abitare in quel quartiere ricordando le passeggiate che il 1° maggio faceva da bambino. Hai visto la corda per stendere? No. Thank you.
due righe di cronaca riguardanti il circo Madigan e la sua deliziosa vedette Elvira Madigan. Questa compagnia, che si trova da qualche tempo a Sundsvall, ha assorbito i numeri migliori del circo Rulland, ma Elvira era sempre il vero idolo del pubblico. Il numero dei suoi ammiratori aumentava di sera in sera, ma l'entusiasmo fu breve, perché un giorno essa scomparve senza lasciar traccia. Nessuno sa dove si trovi adesso, anche perché i suoi genitori, angosciati dalla sua scomparsa, si sforzarono di nasconderne la fuga con ogni mezzo che avevano a loro disposizione. Fa vedere. D'altra parte non meraviglia nessuno che questa ragazza abbia fatto un colpo di testa. Era facile notare subito in lei un carattere nervoso e un temperamento esaltato. Quando appariva scivolando sulla corda e con le chiome d'oro ondeggianti sulle spalle come spighe al vento, sembrava più un essere evanescente giunto dal mondo degli spiriti. I suoi occhi brillavano di un fuoco intenso e le sue labbra delicate si atteggiavano a un sorriso quasi sempre glaciale. Quasi sempre glaciale a contrasto. A contrasto con il caloroso entusiasmo del pubblico. Mi scusi. Thank you.
Elvira, ci ho messo prima di riconoscerla. È passato tanto tempo da quando l'ho vista a Tivoli. I clienti non crederanno alle loro orecchie quando sapranno che Elvira Madigan alloggia qui. Farò fare un dolce oggi per festeggiare. Non vedo l'ora di andare a dirla. No, la prego, non lo faccia. Cerchi di capire che se la notizia si sparge, saremo subito rintracciati e allora... Hai letto qui, Vittorio? Hai visto chi stanno ricercando? Beh, e con questo? Lo spaventapasseri, i bottoni militari. Devono essere loro, il tenente Sparra e la Madigan. Penso di denunciarli. Che sarà di lui se li prendono? Ha disertato. Finirà in fortezza. Fischia adesso. Non ho mai saputo fischiare io. Signorina Madigan, vi hanno riconosciuti! Impossibile! Ho sentito io un signore che ne parlava! Ma non si sbaglia! Fate presto! Vi ho procurato un cavallo! Fate le valigie e andatevi! Vieni, Sixten! Signorina! Volevo dirle che ha dimenticato il suo lavoro a maglia. Le farà comodo quando verrà l'autunno. La bocca! E deve essere grossa, eh! L'ho preso, l'ho preso! Attenta, fa presto, prendilo, eh! Fermo, Sixten, dillo fermo! Che bello grosso, eh! Si muove troppo! Sixten! Ma dove è finito? Dove è andato a finire? Sono qui, guarda! Ah, abbiamo da mangiare! Siamo ricchi, Elvira! C'è da mangiare! Fammi posto, vai giù là! Dopo tanti digiuni! Si mangia! Si mangia! Tu cerca un posto dove accendere un fuoco e raduna della legna. Io intanto pulisco il pesce.
Finalmente riesco a trovarti. Ce n'è voluto. È più di una settimana. Nessuno sa che sono qui. Nessuno? No, neanche Rita. E i miei bambini? Christian ha avuto la varicella e a Luisa è caduto un dente. Ah sì, quale? Davanti. Questo. È molto fiera. Può sputare senza aprire la bocca. È sempre stata invidiosa di Christian, per questo. Adesso ti riconosco. No, non sono mica io. Sono passato dalla parte delle donne. Avvolgo la lana, mi rotolo sull'erba, rincorro le farfalle. Anch'io ho riposato fra l'erba. E quando ne hai un filo vicinissimo agli occhi, ne scorgi netti tutti i contorni, ma non vedi nient'altro. Il resto del mondo si dilegua. Non puoi isolarti così, Sixten. Ma io credo che un filo d'erba può essere il mondo. Benché il mondo non sarebbe niente senza erba. Bisogna cominciare in qualche modo, capisci? Bisogna cominciare con qualche cosa di concreto. Ci sono tante parole che hanno perso per me il loro significato, ma ci sono tante altre cose che invece hanno preso vita. Quando sfiliamo in parata davanti al re, coi cavalli scalpitanti, i tamburi e le baionette che brillano e riflettono il sole, quelle baionette che brillano, lo sai quanti strati devono attraversare prima di arrivare alle viscere? Lo sai tu? L'ho letto in un trattato di medicina. Lo strato corneo, il derma, l'ipoderma, poi uno strato di tessuto adiposo, quindi la fascia, che è come una seconda pelle, che serve a ricoprire tutta la muscolatura, protegge la muscolatura. Devi superare anche la muscolatura e dopo sei arrivato. Ci sei arrivato con la tua baionetta nelle viscere. Vedi, bisogna conoscerli tutti gli strati, Christopher, per non essere ciechi. Per non essere ciechi. Ma Elvira ti ha ottenebrato la vista. Sì, lei mi ha ottenebrato la vista. Ma non è forse questo? Non è forse questo, amore? Prestarsi reciprocamente gli occhi. Provare la gioia di vivere, di esistere e sapere come la persona amata reagisca in cuor suo al mondo esterno. Non è forse questo l'amore? Era un matto ma simpatico. Era sempre affamato. Persino all'opera si portava le provviste in uno scatolone. Sì, mi ricordo. Era fantastico. Con le uova. Certo, erano tempi spensierati. Mi rimpiangi? Grazie. Perché si portava sempre delle uova? Chi? Lorenzen. Non ne parliamo.
posso? Posso offrire io? Ma tu hai freddo, Debige. Vado a prenderti il cappotto. Dunque, che argomento vogliamo affrontare? Se l'è cavata elegantemente. Ma ne aveva la possibilità? Vi sono momenti in cui non bisogna chiedersi il prezzo delle cose. Lei è felice? Comunque, conosco qualcuna che non lo è. Anzi, sono tre, devo dire. Lo so che Sixten ha due bambini. Ma è tutto ciò che so di loro. Non le succede mai di pensare a quelli che Sixten ha abbandonato per causa sua? È sicura di avere il diritto di... Anch'io ho bisogno di lui. Ciò di cui lei ha bisogno è un uomo. Nel suo mestiere le buone occasioni non le saranno certo mancate. Sixten non è il primo, se è a questo che vuole alludere. Ma è certo il migliore. Per adesso? Ne avrà degli altri? No. Non ce ne saranno altri. Per me Sixten sarà l'ultimo. Qui non si tratta solo di sentimenti. Lei l'ha indotta a tradire il suo paese. Mia madre è tedesca, mio padre è danese, il mio patrigno è americano e i miei più cari amici sono in Francia e in Italia. Ecco, guardi la mia mano. Sembra una carta geografica, non è vero? Vi sono linee e frontiere. Ma non mi importa in che direzione vadano. A me importa la mano, tutta la mano. E quando siamo arrivati lo spaccio era chiuso. E ti ricordi dei pantaloni di Axelson? Erano così. Axelson e i suoi pantaloni. Ci passavamo la pipa. Ricordo che era un'estate stupenda, benché Christian fosse ammalato e fosse ancora debole. Lo salutavo tutte le mattine prima di recarmi al reggimento. Il sole passava attraverso le tendine di merletto che Henrietta aveva comprato a Bruxelles e faceva strani disegni sulla coperta di Christian. Devo dirti una cosa ora, Sixten. Lo devo fare. L'altra settimana Henrietta ha tentato di suicidarsi. Si è gettata nel lago. Ha messo a letto i bambini e poi è...
Tu lo sapevi che era qui? Hai mentito su Henrietta? Dimmi che hai mentito! Edvige! Edvige, lui ha mentito su Henrietta. Edvige, non devi fare così. Ti supplico, ritorna in te. Guardami, Edvige. Edvige, mio tesoro, guardami, ti prego. Io esco un istante. Non avrebbe bisogno di un aiuto.
Non avrebbe bisogno di un aiuto. No, non c'è lavoro per due. Oh, signorina, come sta? Bene, come sta? Bene, bene, come sta? Siamo felici anche noi. Bene, mi pare che basti così. Sì, certo. Spero che verrà al concerto stasera. Sì, con piacere. Il piacere sarà nostro. Grazie. Allora l'aspettiamo. A questa sera, eh? Arrivederci. Questo è il biglietto d'ingresso. Grazie. Si tratta di un disegno di poco valore. Che c'è scritto qui? T.L., mi pare. Un certo Toulouse-Lautrec. Lo fece mentre ero in un caffè a Parigi. Era un invalido. Ha maggior ragione, capisce? Il suo valore è limitato. Le posso dare due corone. Edvige. Sixten. Edvige. Sixten. 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 Ho comprato della crema di latte per i lamponi. Guardala come tensa. Preso anche la lana? Avevo abbastanza soldi. Farò il davanti e una manica. Così mancherà soltanto l'altra. Mi è rimasto ancora qualche spicciolo, sai?
In cosa posso servirla, signorina? C'è su un manifesto che cercate artisti. Sì? Lei cosa sa fare? Io danzo sulla corda. No, questo non ci interessa. Però se lei sa ballare, ci metteremo d'accordo. Faccia vedere un po' le gambe. Faccia vedere le gambe. Su, su, coraggio. Ancora di più. Signorina, non abbia timore. Su, ancora. Faccia vedere le gambe. Di più. Oh, allora d'accordo, 25 corone. Questa sera alle 8, vero? Bella figliola, eh? Chi lo sa se è abbordabile? Che dici? Perché non provi a chiedergli, eh? Potremmo ripassarcela per bene tutti e due, ti pare? Ma che diavolo ti prende? Non hai visto che gambe che ha? Dritte, belle, pienotte. Se tanto mi dà tanto, deve avere anche... Beh, ci proverò, eh? Ehi, corretto, ti picchierò! Ce la caveremo, vedrai. Ma dobbiamo fuggire adesso. Hanno scoperto chi siamo. Perché hai messo in mostra le gambe? Perché? Era indispensabile? O forse ci provavi gusto? Fino a dove le hai scoperte? Fin qua? Fin qua? Fino a che punto? Rispondi. Perché ti sei comportato così? E lo chiedi a me? Ora non potrò più ritirare i soldi. Capisci che non è per le gambe che mi hai investito così. Capisci che il motivo è un altro e più grave.
Non venirmi a parlare del tuo amore. Non si può mangiare invece del pane. Tu vorresti che cercassi un lavoro? Vero? Ti dispiace dirmi dove? Sì, vorresti proprio questo, vero? Dove? Dimmelo dove. Con che speranza? E anche se lo trovassi, che dovrei dire? Scusate, mi presento. Sono il tenente conte Sixten Sparre. E ho disertato dall'esercito svedese. Non avresti un lavoro per me? Un lavoro qualunque da darmi? È questo che vuoi che dica? Capisci ciò che dobbiamo fare? Non lo dire. Dobbiamo. Non ci sono altre soluzioni. Thank you.
Vediamo il futuro. No, no, deve esserci uno sbaglio. Mi scusi, non mi sento bene oggi. Ho tanta fame, Sixten. Che cosa possiamo fare? Sento il tuo cuore. E io le tempi. E noi che credevamo di sapere tutto del nostro corpo. Forza! Fagli vedere chi sei! Spuntala giù! Spuntala giù! Vai, ce l'hai fatta, dai! Così! Ancora un po'! Su! Dai, telefono! Che loro! Vai, che ci sei! Ancora un poco! Dagli dentro di colpo, su! State calmi! Coraggio, che qua ci sei! Se resti di fermo, di sfianchi! Forza, resisti! Ce la faccio! Forza, forza! Non ce la faccio più! Si tratta di questione di tecnica! Coraggio, su! Non sembra maniati, forza, eh! Mi schiaccia, non inchiesta. Ci portiamo delle uova. E dove vai a trovarle adesso? Ci penso io. Non essere triste. Usciamo solo per fare una merenda. Come le vuoi le uova? Beh, falle sode. Molto sode? Come? Le uova, le vuoi molto sode? 4 minuti. Da subito, da quando bolle l'acqua. 4 minuti da quando bolle l'acqua. 4 fette di pane mangerai? È tutto pronto? Sì. Andiamo allora. Non ho mai potuto sapere il suo nome. Non ho mai potuto sapere il suo nome. Mi chiamo Anton. Io sono Sixten. Thank you.
Non posso. Devi farlo. No, non posso. Ma devi. Devi farlo, Sixte. Non c'è altra via di uscita per noi.